Ciao amici, sono a Ivrea all'Incanto Summer Festival. Abbiamo finito le prove, mi trovo sul palcoscenico con tanti musicisti, tanti amici e questa sera alle 9 si inizierà e inizierà un grande concerto. Vi aspettiamo. Ciao! Bene, allora nuovo vlog oggi. Si parte, andiamo a Bische per le prove, 3 giorni di prove tutto il giorno, perché abbiamo da fare l'Incanto Summer Festival, anche se è autunno, ma si chiama Incanto Summer Festival uguale, a Ivrea l'1 e il 2 ottobre sotto la direzione artistica di Roby Facchinetti. Ho preparato un po' di strumenti, adesso la pedaliera è qua sotto, la userò ancora questo paio d'ore prima di partire. Laggiù c'è il Mesa, mi porterò anche il Nux con degli R, perché non so bene, useremo gli in-ear, non sono molto contento di questa cosa, però poi vi dirò, in corso d'opera. Incanto Summer Festival, 2 giorni, 1 e 2 ottobre, a Ivrea, alle Officine H. Il 1 ottobre ci saranno i ragazzi che canteranno o delle cover o dei pezzi inediti loro, più Roby Facchinetti che canterà alcune delle sue più grandi hit, quindi da Chi fermerà la musica, Parsifal, e indovinate chi deve fare le parti di chitarra? Il sottoscritto. Il 2 ottobre invece la serata sarà interamente dedicata a lui, quindi suoneremo pezzi suoi e i ragazzi canteranno anche pezzi suoi, quindi sarà una grande, come dire, festa a tema Pue Facchinetti. Il tutto è veramente molto 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 impegnativo, perché ho contato i pezzi, non ricordo se sono 49 o 50 tondi. Ci saranno ovviamente anche dei comici di Zelig e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Vi tengo aggiornati, tra poco si parte. Ok, pronti per la partenza? Allora qua abbiamo gli strumenti per le prove. Qua dentro, nella custodia grossa, abbiamo la PRS e la Luke. Credo che userò la PRS per il 99% del tempo, poi farò qualche esperimento, vediamo. La pedaliera, la borsa con le carabattole, il Mesa, alcune cose sono già in auto, e lì abbiamo la chitarra della discordia, perché mannaggia, Max Petronilli ha deciso che deve fare nella serata delle cover la versione di Oggi sono io, quella di Alex Britti. Quindi mi serve una chitarra accordata mezzo tono sotto, e quindi mi porto la Strato del 76 accordata mezzo tono sotto. Andiamo. Ok, abbiamo fatto benzina allo Shan di Venaria, che costa poco. Shan, Coop, come si spazio, Conad. Conad, spazio Conad, dove ho visto che costa meno gasolio e benzina. 1,679 se vi interessa. E adesso ricarichiamo la sigaretta elettronica e partiamo. Direzione Bische. Ok, questa è la sala dove faremo le prove questi 2-3 giorni, i primi due con solo la ritmica nostra, e l'ultimo giorno si aggiungerà anche l'orchestra sinfonica. Qua abbiamo il Guercio, Daniele Ballo, ancora mancano, ancora ci stai filmando? Sì, qua ci sono un po' di discussioni su come far girare il click tra tutti i musicisti. Io ho utilizzato il sistema di Kimafun che vi ho recensito qualche mese fa, devo dire che ha funzionato bene per il click perfetto. L'ho messo nel mixerino di Michele e mi arrivava tutto in maniera ineccepibile. Thank you.
Ok, 7:40 del mattino di giovedì, sì, giusto? Pronti per un'altra giornatina di prove. Ieri è andato tutto molto bene. Abbiamo fatto le prove con Danilo Ballo, il pianista di Facchinetti e dei Pooh, e non solo, ovviamente. Era molto contento. Abbiamo provato 3 ore secche, ho registrato tutto, ho le tracce, i pezzi vengono molto bene. Oggi tutto il giorno, attacchiamo alle 10, finiamo alle 6:30, 7 di stasera. Ci abbiamo altri 30 brani da provare, così alla vola. Qua era arrivata l'orchestra alla spicciolata, era iniziata a montare, a accordarsi. È arrivato il direttore Roberto Izzo, violinista degli New Quartet, che veramente, ragazzi, è pazzesco, perché figuratevi, in serata metteva il suono distorto sul violino, veramente una roba oltre. Le parole, sono qui a cercarmi dentro me. Sono due le mani sopra queste mani che da qualche notte suonano insieme a me. Siamo qua alle officine H, questo è il pianoforte di Facchinetti, una Yamaha, lì abbiamo le postazioni nostre, a sinistra lì quel pennellone pelato come me, Paolo Guercio, un grande pianista, postazione di Danilo Ballo, pianista dei Pooh, della band di Facchinetti, là stanno sistemando la batteria, Stefano il batterista con uno dei tecnici, il fonico, Danilo Ballo. Michele Bornengo che fa il fenomeno, poi cosa abbiamo qua? Le officine H. Oggi sera del venerdì abbiamo già montato tutto, lì dietro c'è la mia postazione, la pedaliera. Pedaliera di Michele, là dietro c'è un po' di rusmenta, domani ve la faccio vedere, il mesa, la mia roba, la pedaliera del chitarrista acustico che è andato via, Maurizio Verna, bravissimo, poi vi spiego tutto. Batterista distrutto, un percussionista che non c'è, un bassista che aggiusta il basso, due tastieristi, fonico di palco. Allora, facciamo un po' di rig and down. Questa è la mia postazione. Pedaliera, chitarre. Allora, abbiamo la mia PRS McCarthy, la conoscete, la Luke di riserva. Qua dietro abbiamo l'ampli, il mio Mesa Nomad, microfonato con un 57, volume, se vi interessa, è così, e qua un po' di in-ear, Nux, spare,
caramelline che servono sempre per i cali di zucchero, soprattutto il plexiglass, ce l'avevo in macchina quindi l'ho montato, così il fonico è contento. Qua abbiamo l'iPad con le parti, pedaliera, la solita, qua lo spare. Andiamo a vedere la roba del nostro amico Maurizio Verna, chitarrista acustico exceptionnel, chitarre Furk, sono stupende ragazzi, prima o poi me ne prendo una. Poi abbiamo un pre-Fishman, quello è Fishman Aura, giusto Maurizio? Ok, due pedali hardwire, un delay, un riverbero, questo ce l'ho anch'io, questo qua. Amplificatore AR, e poi c'è Maurizio che ragazzi, spettacolare. Mister Di Pardo, facciamo contestuale? O gestisci tutto da lì? Devo gestire da qui, il problema è che sono pecciati in maniera diversa, mi ci metto un attimo. Ok, ok, va bene. Serve solo che suonino tutti insieme di ogni secondo. Tutti insieme di ogni secondo. Allen del violino. Thank you.
Ok, a bocce ferme possiamo tirare un po' di conclusioni. È stata una settimana, diciamo, mistica sotto tutti i punti di vista. È veramente un bello spettacolo, mi sono divertito, impegnativo da matti, perché tanti pezzi, la responsabilità comunque è tanta, perché i pezzi sono tutti famosi, la gente li conosce tutti, non che se i pezzi non sono famosi uno non debba suonare bene, però qui è, veramente si trattava di suonare con una leggenda della musica italiana. Mi ha fatto veramente un po' impressione, nel senso che suonare e sentire in cuffia, aprire gli occhi, vedere che c'è proprio lui, quello vero, cioè proprio quello che li cantava negli anni 70, 80, 90 quei pezzi, e ancora adesso è in forma smagliante, è stato un po' surreale, bello, però dite, caspita, è sta succedendo questa roba sul serio? Quindi è veramente un'esperienza molto bella. I musicisti stratosferici, a partire dagli New Quartet, arrivando tutta la ritmica, bello, 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 bello. Tanti sono, come dire, praticamente dei fratelli per quello che mi riguarda, il bassista, percussionista, ma anche gli altri, ormai li conosco da tanti, tanti anni. Paolo Guercio, fantastico, ha arrangiato gli archi per tutta l'orchestra, ha scritto parti su parti, ha iniziato ad agosto a lavorare. Si è fatto veramente il mazzo e, come dire, siamo stati tutti riconoscenti. Veramente dei musicisti con cui è piacevole lavorare, tutti quanti. E proprio su questo fatto mi sento di spendere ancora due parole, perché è facile, ne ho conosciuti alcuni di superstar della musica o tali, mettiamola così, non sto a fare nomi, che dopo aver fatto due robe in croce magari volano a un metro e mezzo da terra. Qui invece sia Danilo Ballo, che come ho scritto più volte nel video è un arrangiatore, un pianista di fama nazionale e internazionale, che lavora coi Pooh, ha fatto arrangiamenti per orchestre, veramente un musicista spesso, come si suol dire, sia Facchinetti stesso, si sono dimostrate delle persone assolutamente alla mano, gentili. La cosa bella di questo lavoro, al di là del suonare, che fosse una figata, si capiva già, come dire, bastava una foto per capire che fosse una roba molto bella, però la cosa veramente, come dire, che faceva piacere a tutti quanti, che non ci fossero particolari tensioni. È un attimo un musicista che alza la voce, uno che vuole fare il galletto o che mette un attimo di tensione andando a criticare un altro per un passaggio, un accordo, qualcosa che non andava. In realtà qualche errore è scappato a tutti quanti, senza colpo ferire, ma sono cose che ci stanno. Quello che dico sempre io anche ai miei allievi è: per fortuna non pilotiamo un 747 e né tantomeno operiamo le persone al cuore o guidiamo un carro armato. Quindi, come dire, se scappa l'errore, pazienza, ce ne faremo una ragione, ci faremo una grassa risata e ce lo racconteremo per gli anni a venire. Però veramente mi ha fatto piacere questo senso di comunità e di mutuo aiuto reciproco, quindi veramente un'atmosfera rilassata che non sempre si trova quando si lavora ad alti livelli. Ultima considerazione, gli in-ear monitor, io mi spiace, continuo ad odiarli. Ho comprato qualche settimana fa, apposta praticamente per l'occasione, i KZ-S10 Pro, sono bellissimi, ragazzi, ve li consiglio, però proprio la modalità di lavoro in-ear, soprattutto nelle cose fatte relativamente in fretta, come in questo caso, perché 5 giorni di prove per quel, no scusate, 3 giorni di prove per quello che è stato messo su è fondamentalmente una follia, e avere un rapporto più diretto con gli altri musicisti, sentire un po' il palco che suona, aiuta sicuramente nella performance di tutti quanti. Non era contento neanche il pianista nostro, Paolo Guercio, anche lui brontolava come brontolavo io, quindi non è un problema solo dei chitarristi, è questa cosa degli in-ear. C'è chi un po' di aria che si muove la vogliono sentire anche gli altri musicisti, stessa cosa i batteristi e i percussionisti, quindi è un pensiero condiviso. Però tant'è, andata bene, comunque i KZ si sentivano bene, i fonici erano veramente gentili e bravi in quello che facevano, quindi
tra gli ampli, tra il fatto che avevo tutto dietro, un po' di rusmenta che si muoveva, c'era, siamo riusciti a portarla a casa assolutamente a testa alta. E niente, che dire, il rig rundown ve l'ho fatto, l'avete visto nel video. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto a tutti, ciao.